180 minuti si dovrà decidere il destino di Tossicia e Pratola Peligna in due gare per vedere chi riuscirà a rimanere nel campionato di promozione. Sta per avere inizio la gara di andata dei play-out qui a Tossicia tra Tossicia e Pratola, dunque incontro molto atteso e vedremo dunque quale sarà l'esito di questo primo match. Poi il ritorno è in programma domenica prossima allo stadio Ezio Ricci di Pratola Peligna. Pratola meglio posizionato in classifica rispetto al Tossicia, Pratola quart'ultimo mentre il Tossicia è terz'ultimo e quindi il Pratola a disposizione il due risultati. Pallone respinto da Casanova, attenzione, poi la conclusione di Falasca, primo tiro in porta. Tiro pericolosissimo da parte Tossicia, pallone a centrocampo conquistato da Capitan Falasca. Ancora Falasca, lo attacca De Melis, gli ruba ottimamente il pallone, poi il servizio per il giro d'Andrea. Prova questa conclusione, si aggiusta il pallone, prova il tiro, con palla riuscirà a resistere. Intanto finisce giù Di Cioccio, azione che prosegue a favore del Pratola, la conclusione di Cesare con pallone che finisce fuori, resta a terra Di Cioccio, pallone che finisce in fallo laterale. Coker, il lancio poi di Zitti, Falasca prova a prevalere rispetto a Pedrella, attenzione, pallone dentro l'area, gol, gol, e dunque passa in vantaggio il Tossicia con Giancola. Si è trovato in mezzo all'area. Tossicia 1-0 che adesso si sta determinando a favore della formazione di casa, galvanizzata dal gol del vantaggio. Ancora Giancola, adesso bisogna fare attenzione. Coker interviene in anticipo su Di Bacco e Di Cioccio. Coker tra Di Bacco e Di Cioccio prevale. Colpisce ancora il Tossicia 2-0 al 40esimo. E in questo momento c'è il fischio conclusivo del primo tempo, dunque le due squadre vanno al riposo e sicuramente non si sta mettendo... Adesso è Falasca, eccolo il capitano del... Tossicia, poi attenzione Coker, Coker si accentra, prova la conclusione, gol all'incrocio, strepitosa conclusione da parte di Coker, adesso attenzione ancora il Tossicia e questa volta Di Bacco interviene in anticipo su Giancola e vedete richiama anche l'attenzione dei suoi compagni, l'estremo difensore nero stellato. 3-0 adesso per in questo secondo tempo con il Tossicia che è in vantaggio per 3-0. Ecco qui la battuta del calcio d'angolo, attenzione, poi vedremo se ci sarà qualcuno pronto a colpire la girata di Luigi Santilli con un fallo di mano adesso non segnalato dal direttore di gara. Calcio di punizione con il Tossicia che in vantaggio per 3-0, ecco qui Casanova con pallone che finisce fuori, nulla alla di ripresa fatto del gioco dopo il primo gol e alla ripresa del gioco all'inizio del secondo tempo. Sì, comunque uscirà Di Cioccio, vediamo il vice di Pedrella, intanto attenzione con la palla che finisce di poco alto. Scatta in posizione, dicevamo, regolare, vediamo. Di Saverio prova ad inseguirlo, Marco Rossi, Di Saverio tu per tu con Di Bacco, prevale in questa circostanza, è scattato dunque Di Saverio e in questo momento c'è il triplice fischio conclusivo in questa gara di andata dei play-out. Il Tossicia batte il Pratola per 3-0, il Pratola che si è lasciato sorprendere negli ultimi 5 minuti del primo tempo con due gol al 39esimo di Giancola e al 40esimo di Coker. Primo tempo che dunque si era concluso sul 2-0, poi nella ripresa all'inizio, al secondo minuto,
un grandissimo gol di Koker con palla che è entrata all'incrocio dei pali, ha permesso al Tossicia di realizzare la terza marcatura. Il Tossicia che è andato vicino anche al quarto gol, al 91esimo, con Di Saverio scattato in posizione regolare, ma è stato fermato dall'estremo difensore nero stellato Salvatore Di Bacco. È andata malissimo in questa gara di andata, adesso forza e coraggio per la gara di ritorno, perché il Pratola adesso, per ottenere la salvezza, Alessio Ricci non deve subire innanzitutto nessun gol, ma deve realizzare le stesse marcature che ha fatto il Tossicia in questa gara di andata, cioè il Pratola adesso deve vincere esattamente per 3-0 nel confronto di ritorno per mettersi alla pari, che vorrà dire finire appunto in vantaggio per la migliore posizione in classifica. Vedremo dunque come andrà a finire domenica prossima con il Pratola, che però adesso deve veramente recuperare questo passivo davvero pesante che si è determinato in questo confronto di andata, conclusosi sul 3-0 per il Tossicia. Noi ci risentiremo domenica prossima.